Quest'anno a Ispuglia, per la giornata della cultura nazionale dell'olio e del vino, ha scelto una location importante, il Castello Svevo di Barletta. Una location piena di storia, di cultura, ma soprattutto un territorio importante per delle produzioni non solo vitivinicole, ma anche di grandi oli, la famosa Coratina. Questo evento ci ha arricchito il nostro contenitore, perché proprio questa location, che l'abbiamo comunicata in anteprima attraverso i nostri media in Italia e all'estero, perché la giornata è fatta in tutte le sedi dell'AIS, abbiamo avuto dei complimenti e delle domande dall'estero. Abbiamo avuto blogger dalla Cina, dagli Stati Uniti, che chiedevano: che bel posto, ma dov'è? Il Nero di Troia, ma cos'è? Quindi è già un primo successo, già prima di preparare questo evento. Quindi credo che dopo, con i risultati, porteremo ancora più lustro, ma far conoscere meglio questo territorio. Poi sull'olio abbiamo preparato quest'anno un argomento importante con il dottor Baldassarre, tanto che partiremo anche con i corsi sull'olio, sulla formazione dell'olio, quindi sarà poi lui a parlarvi di olio. Questa giornata parte come giornata nazionale della cultura del vino, ma subito si è deciso di modificare il titolo in giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio. E questo perché questi due prodotti sono due pilastri fondamentali della nostra alimentazione mediterranea e caratterizzano fortemente il nostro paesaggio e, diciamo, vanno a braccetto anche a tavola. Abbiamo bisogno di cultura di questi due prodotti. Certamente per il vino abbiamo già fatto tanto e stiamo progredendo. La Puglia sta esprimendo dei grandi vini in tutti i suoi territori, con delle varietà anche molto interessanti e dotate di una lunga storia, di grandissime potenzialità. Ma è nel settore dell'olio che possiamo fare i maggiori progressi. Abbiamo bisogno di qualificare la produzione pugliese, che ha una fetta importante nel panorama nazionale. Siamo, a seconda delle annate, tra il 40 e il 60% di tutta la produzione nazionale. Abbiamo bisogno che questa produzione sia orientata verso l'extravergine, un prodotto di altissimo livello, tra l'altro prezioso per la nostra salute, utilissimo anche nella prevenzione di malattie cardiovascolari, di tumori, malattie dismetaboliche. E poi abbiamo necessità di sviluppare una cultura dell'olio nel senso di saperlo degustare, saperne riconoscere la qualità, saperlo abbinare a tavola, non accontentarci di un olio qualsiasi, ma fare delle scelte esigenti, per esempio quando vogliamo mangiare qualcosa di particolare o quando vogliamo andare al ristorante. Io credo che sia un lavoro che l'Associazione Italiana Sommelier può contribuire a fare insieme con diversi altri soggetti, ed è in questa direzione che noi ci vogliamo muovere, anche con la creazione di alcuni corsi di avvicinamento all'olio per i nostri soci e per le persone che vorranno condividere questo progetto. È la quinta edizione della Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio e quest'anno abbiamo avuto la fortuna di programmare questo evento nella nostra delegazione, appunto la delegazione Svevia. Attori principali di questa giornata saranno i due vitigni, il Nero di Troia e il Bombino Nero, oltre alle cultivar, appunto, del nostro territorio, in particolare la Coratina. In questo ultimo periodo si è parlato molto di Nero di Troia, appunto di Bombino Nero, il patrimonio, appunto, del nostro territorio. I produttori sì che stanno collaborando con grande fatica e con grande passione, stanno riportando in auge questi vitigni che per un bel periodo di tempo sono stati un po' dimenticati. E noi stiamo cercando di dare il nostro contributo, anzi offriamo il nostro contributo, appunto, ai produttori a 360 gradi, e questo evento può essere magari un inizio per questa collaborazione. È
è una manifestazione dedicata a Federico II. In questo castello ne viene conservato il busto, si dice che essere l'unico busto al mondo, e quindi è una manifestazione che lega la storia e la figura di un personaggio che parla a tutta l'Europa e parla ai rapporti che l'Europa ha avuto verso il Mediterraneo, e dall'altra parte parla di un prodotto, il vino, che è nella storia dell'umanità e che questa terra viene prodotto in maniera anche esemplare, oltre che ovviamente l'olio che è un altro prodotto che da questa parte del mondo guarda all'altra sponda del Mediterraneo. Quindi stiamo parlando di storie che uniscono, storie che debbono unire, storie che debbono restituire anche a questo nostro patrimonio culturale, ambientale e anche alle capacità, insomma, della nostra gente di utilizzarli, questi prodotti della natura, il giusto valore. Insomma, noi abbiamo bisogno di cercare vie nuove per lo sviluppo, per la ripresa economica, per creare anche occasioni nuove di occupazione. Beh, questa iniziativa può mettere in campo una potenzialità nuova, tutta da riscoprire e da valorizzare. Si tratta sicuramente di una manifestazione utile per diversi aspetti. Innanzitutto penso che la cosa più importante sia prendere coscienza come territorio e noi come produttori del potenziale di questo territorio e di questi vitigni. Parliamo in particolare del Nero di Troia, ma anche del Bombino Nero, che sono esclusivi di questo territorio, che ci caratterizzano e che dobbiamo insieme, quindi non solo come singoli produttori ma come gruppo di produttori appartenenti a un territorio abbastanza ampio che va dalla provincia Bat, ma dal nord della provincia di Bari fino alla Daunia, prendere coscienza del potenziale e insieme trasferirlo allo stesso territorio, perché non possono essere solo i produttori, devono essere i ristoratori, gli operatori dell'ospitalità, le istituzioni, quindi insieme lavorare per la crescita del territorio. Sicuramente l'olio è il prodotto, non solo il prodotto principe, ma è anche l'oro di Puglia, anche come denominato e come detto. Sul nostro territorio logicamente la cultivar che la fa da padrona è la coratina. E qui abbiamo parecchi oleifici che hanno partecipato e hanno aderito all'evento proponendo proprio i loro oli derivati da questa cultivar, che qualitativamente è tra le migliori che ci possano essere in Italia. L'evento su Federico quindi presupponeva come territorialità proprio questa tipologia di prodotto. E siamo ben lieti di presentare e di mandare in degustazione tutti questi prodotti che gli oleifici hanno messo a nostra disposizione. Ricorrono i 50 anni di istituzione dell'attività dell'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, per la quinta giornata nazionale della cultura dell'olio e del vino. L'AIS di Puglia ha scelto Barletta, un omaggio ad una realtà territoriale che finora non aveva trovato grande attenzione, ma al tempo stesso un'occasione per riscoprire i tesori di Federico. Siamo
in quella che è la Valle dell'Ofanto, a cavallo di quelle che erano una volta le province di Bari e di Foggia, e in questa sede ideale, in questo territorio che in Castel del Monte, uno dei monumenti più rappresentativi di Federico, trova il proprio emblema. Un territorio questo che ha tanto da dire per quanto riguarda il vino, e noi celebriamo in questa occasione sia il vitigno Bombino Nero e sia il Nero di Troia, e anche l'olio con la cultivar più diffusa che è la Coratina. Quindi un'occasione importante di promozione e di valorizzazione dei tesori dell'agroalimentare, ma anche della cultura e dell'intero patrimonio che questo territorio custodisce e custodisce con cura.